Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Usa una chiave a bussola con bussola da 7 per svitare le 3 viti di fissaggio della flangia della scatola dell'aria. Non cercare di estrarle, sono fatte per rimanere nelle loro sedi. Rimuovi la flangia. Togli il filtro dell'aria. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale. Confronta il filtro vecchio con quello nuovo per assicurarti che siano uguali. Metti in posizione il filtro nuovo, assicurati che il bordo di gomma sia inserito bene nella sua sede. In tal modo sarà più facile rimettere a posto la flangia. Rimetti a posto la flangia, inizia mettendola nelle 3 linguette di sostegno. E poi riavvita le 3 viti. Operazione conclusa. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Sarebbe fantastico!